Capitolo 2. Risveglio. Zona 10 centrale di polizia. Mi chiedo quanta libertà di movimento ci sia in questo gioco. Cioè, se ci sono proprio le zone preposte a ogni singola missione, puoi svagare in giro. You two have been chosen to join our special task force, Neuron. Chi l'avrebbe mai detto? Transfers from criminal affairs. This is an order from the union itself. Consider it a promotion you can't turn down. Ma chi l'avrebbe mai detto? Wait a minute, commander. I'm still the captain around here. And these two. E non puoi fare niente, mi dispiace. You couldn't have run this by me before? Desperate times, Max. Captain or not. Tempi disperati richiedono misure disperate. I understand how you must feel, but I need you to be flexible. Ah, shit. Oh, comunque sembra cattivo cattivo, ma in realtà è protettivo nei nostri confronti. Quanto spicca quella ragazza rosa là dietro, comunque. Humanity faces the very real threat extinction. Most believe this is due to mass corruption. Ok, quindi si sono aperti dei portali che stanno contaminando il mondo. There are worse dangers, which the union finds prudent to keep classified. Ah, dangers beyond the gates. Invaders from a dimension outside our own. Ah, come Atlantic Rim. Pacific Rim, Atlantic era quello brutto, è vero. But they cast a dimensional shadow in certain circumstances. That's how we were able to detect them in the first place. But still, we were powerless to stop them. Ok, mi sta dando informazioni sulla trama. The Chimeras dragged countless victims back to their dimension. Their corruption tainted the land itself. Ok. With most of the planet uninhabitable, we survivors fled here. To this artificial island we call the Ark. Quindi in sostanza il mondo è molto contaminato e noi siamo in una zona sicura. But as you know all too well, it didn't last. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimera's dimension. Faccio una predizione dopo. Faccio una predizione. Blood, sweat, and years of research, we finally made it. The ultimate counter-chimeric weapon. I Legion. Sinking, captured chimeras with human operators. We established control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the legions. Ok, quindi sono effettivamente le creature nemiche messe sotto il nostro controllo. Taste of the pinnacle of human ingenuity. But of course, not just anyone can use. Ci vuole un grande controllo mentale, immagino. Few people have the natural faculties to synchronize with the Legion. People like you. Perché siete protagonisti? I'm sure this is a lot for you to process right now. But your species needs you. Your species chose you. Ovviamente, solo perché siamo stati bravi. The future of humankind in your hands. We're counting on you. Sì, signore. And now, I hand you over to him. Ah, è il tipo di prima. Jim Wong. Well, it's been a while, huh? Your dad told me you joined the police, but I never imagined we'd see you here in Neuron. A quanto pare nessuno se lo aspettava, capo. Around, it's no surprise you turned out tough. Now that you guys are here, let me officially welcome you to the team. Oh, you should have grazie, seen grazie. When he found out you were coming. But between us, I think he's happy you're here. There's only five of us right now.
but there are more candidates waiting for the ARI to make more legions. I know the commander talks a lot of gloom and doom, but relax. More help is on the way. Ok, quindi in sostanza siamo stati prescelti perché sì, però ne arriveranno altri, dai. Cosa che non succederà, secondo me. Appena finisce sta parte vi faccio quella predizione che vi stavo dicendo. Max isn't picking up. Penso che non sia molto felice in realtà. I bet you'll find him up on the roof. Va bene. I'll head downstairs and set up the training room. See you there in a bit. See you, Gene. Oh, that's right. Open up the menu in your Legatus and you'll find a map of the station. It might come in handy if you get lost. Va bene, grazie. Chissà se possiamo cambiarci d'abito. Menu Legion, va bene, ti ringrazio. Salvataggio manuale, vedere il registro dei salvataggi, perfetto. No, credo non sia cambiato. Ah, probabilmente salviamo qui. Sì, penso di sì, eh. Ma poverino, dai. Va bene che stavamo male un giorno sì e un giorno pure, però... lo so. Magari gli regaliamo dei cioccolatini, Akira? Intanto salviamo e ora andiamo a parlare un po' con tutti quelli che sono qui. Vediamo che cosa hanno da dirci. Rapporto. Spiacente segnata, ovviamente. Tutta sta gente probabilmente ci dirà tutte le solite cose, ma niente di eccezionale. Quello è il tuo computer, dai, grazie. Tu sembri molto annoiato, Kai. Sono Kai Watson, mi occupo delle misure antichimere, sono incatenata alla scrivania, quindi mi affido a te per avere qualsiasi dato utile. Va bene, ti ringrazio. Sei incatenata veramente o è quello è un tuo legion? No, credo che anche lei abbia un legion. Pensavo avesse la catena veramente alla scrivania, poveraccia. Tu invece che sembri fare il figo? Sono una superstar io, con o senza legion. Tu invece che diavolo sei? Aspetta, quello è un legatus? Mi stai dicendo che hanno affidato un legatus a una misera recluta prima che all'unico e solo Alan King? Beh, resto sempre il migliore. Certo, Alan. L'armadietto, vediamo. Ah, possiamo cambiarci veramente. E abbiamo anche vari set su cui mettere le mani. Cioè abbiamo un minimo di personalizzazione almeno nel vestito, dai, almeno quello. Ma scusami, cos'è sto robo? Cos'è sto pupazzo incredibile? Questa è la dottoressa dell'intro. Ah, lei mi vende le cose. Mi vende le medicine probabilmente, esatto. Sto medicinale fa tutto in pratica, la panacea. Beh, abbiamo 17.000 gold, volendo. Ne prenderei due giusto per sicurezza. Non si sa mai. Meglio essere sempre preparati, no? Comunque, sei sicura di non essere mia madre? Abbiamo gli stessi capelli. Siamo orfani, potrebbe benissimo essere mia madre lei, no? Ah, questo è il bagno dei maschi? E ovviamente... Dai, questo è un tocco di classe. È un tocco di classe che non ti fanno entrare nel bagno dei maschi. Usa il ba... No, ti prego. Siete pregati di lasciarlo pulì. No. Vabbè, quanto sei giapponese? Quanto devi essere giapponese per mettere la feature de... Ti prego, mi ha davvero dato un oggetto il fazzoletto di carta? No, scusami, mi hanno... Ehi, mi senti? Sì. Oh, che bello. Se vuoi, se puoi sentirmi, allora sei un essere speciale. Io mi chiamo Bella e sono una fata. Il mio compito è controllare i bagni. È la verità, te lo giuro. Mi dai della carta? Va bene, tieni. Che essere umano gentile, grazie mille, Dio mio. Ecco, questo bagno è in pace ed è tutto merito tuo. Questo è un regalo per te da parte mia per il disturbo. Ricorda, quando un bagno è in pericolo, Bella arriva a salvarlo. Non ho visto neanche cosa mi ha dato. Vabbè, dettaglio interessante il bagno, dai. C'era anche una missione nascosta, pensa un po'. Andiamo all'eliporto. Dio mio, ma c'era davvero una missione nel bagno? Ci voglio credere ancora. Ma io posso usarli questi? No. Peccato, sarebbe stato carino. Padre... Padre, dove sei? Eccolo là. Ma voi due avete un rapporto magari? Sai com'è? A lei piace sicuramente. A lei piace sicuramente nostro padre. Huh?
Ma perché ce l'hai con noi? Non siamo noi che abbiamo scelto di essere qui. Jin was trying to reach you earlier, Dad. He told us to bring you down to the training room. Uh-huh. So that's the call you ignored earlier. So, what's the matter, Dad? Look, if I've never changed your diapers, you don't get to call me Dad. And neither do you, Akira. Just keep it professional. It's Captain here. Beh, c'ha ragione. He can handle your training on his own. There's nothing I can teach you that he can't. Aw, he's just acting tough. You guys know he's just worried sick about you, right? È molto palese. Why do you keep doing that? Well... What? Considering we're gainfully employed adults, shouldn't our captain take more responsibility for us than our father? C'ha ragione. It's gonna be fun having you. Anche perché friend. Io non parlo. Anyway, you two report to Jin for your training. Tell him I'm busy. Devo stare qua su a fare il duro. Devo stare qua sopra a guardare la città e sputare sopra i piccioni. That goes for me too. Sorry. But make sure Jin teaches you a lot, okay? D'accordo. In pratica venire qua è stato inutile. Grazie. Ma'am? La che ti meno, eh? That professional. I mean, we're all on the same team now, after all. Sì, Alicia. I mean, thanks. Madonna mia. C'è qualcosa che posso, non lo so, anche solo rubare, magari? Alicia seems nice. She really seems to get along well with Dad. Akira, tu non mi sembri molto sveglio, eh? Here with Jin and Alicia. It's a side of him I've never seen before. Sure. Sono sicuro che tu non sia svegliissimo. Mannaggia te. C'è un negozio di armi qua. Fermo un attimo. Cos'è questo? Medicina grande. Scusami, tu stai bene? Eccoti qua, proprio come avevo predetto, le carte. Il matto indica un nuovo inizio, gli innamorati un nuovo legame, ma il resto delle carte tacciono. Sono Shizu Miyamoto, se hai bisogno di me trovi nei posti più oscuri e silenziosi. Che carina che sei però, piccolina lei. Ted, eh? Il capitano non ha voglia di giocare, eh? Beh, divertirsi comunque con l'addestramento. Ah, niente, pensavo mi vendessi le armi, scusami. Allora, probabilmente ancora non è il momento. Probabilmente è quello. Va bene, prima dobbiamo fare l'addestramento, immagino. Ciao. There you are. Ready to train? Assolutamente. Where's the captain and Alicia? Han detto che non vengono. The captain said you could handle it. That guy's more sensitive than he looks. Yeah, well. That's not a bad thing, I Va guess. Bene. All right, I'll run you through the basics. Grazie, Jin. Before we continue, strap this thing on your back. Che cosa? Ah, il quello lì che c'hanno anche loro. Ok, che cos'è? Quella. Che è Great. Successo? Looks like it fits. Supporto del Legatus. Gli agenti dell'unità Neuron lo porta sulla schiena. Ospita il Legatus. Scusami, non stava dentro il bracciale? Sistema di realtà aumentata fornisce informazioni ambientali in tempo reale. Ok, sì. Neuron say to keep your Legatus stowed in that cradle when you're not out in the field. And here's your integrated reality imaging system, Iris. You'll forget how you ever cracked cases without it. Alright, let's start with an easy one. Point your iris at the computer terminal over there. Ok, e come devo fare? Accedi all'iris per mostrare la posizione degli oggetti e indagini in corso. Ok. Posizione del cursore dell'iris su icone personaggi e amici. Ok. I casi blu sono i casi minori, puoi risolvere per ottenere punti servizi aggiuntivi. Potresti anche ottenere informazioni oppure oggetti. I casi rossi rappresentano i casi importanti, salvi e migliore la valutazione della fine del capitolo. Ok, controlla il ricordo dell'obiettivo del capitolo Aris per vedere i progressi, bonifica della materia e cremisi, raccolta degli oggetti. Ok, in sostanza è una guida. E come devo attivarlo? Con il più. Alright, let's start with an easy one. Point your iris at the computer terminal over there. Find Disattiva iris. Alright, now boot up the terminal and try out a training program. Va bene. Self-guided routine.
so you can skip over anything you don't think you need to cover. Va bene, usiamo il terminale. Prova un hotel programma. Ok. Ah, ok, proprio tutto quanto la base in sostanza. Vabbè, questa parte era chiaramente un tutorial, però alcune cose carine le abbiamo imparate, devo essere sincero. Ad esempio, ho imparato questa cosa qui. Se io giro la catena intorno a un nemico, lo incateno. È una cosa fighissima. È una cosa fighissima da fare. Mi chiedo se ne posso avere più di uno incatenato. Penso di sì. E sì, posso incatenarne più di uno alla volta. Oppure ho imparato anche questa mossa. No, era troppo lontano. Vabbè, l'ho fatta. Posso rilanciare i nemici appena fanno una carica. Vediamo se riesco a rifarlo. Dannazione, peccato. Allora, tu stai buono un attimo. Aspetta. Ecco fatto. Li lanciamo via. È bellissima sta stronzata. Beh, è stato bello effettivamente allenarsi con il Legion. Casualmente, subito dopo il tutorial. Ho schiacciato A. Ripeto, certo. Arrivo subito. Well, looks like it's time for your first assignment. I'll go on ahead, and don't keep us all waiting, guys. Arrivo subito. It figures we'd even get transferred to a new department together. It feels kind of weird to be saying this to my Ti voglio sister, bene. But, well, gotta say, it's nice working with you. Grazie, fratello. Well, it's gonna take a while to get used to all this, but I'm sure we can show Dad we're up to it. Ce la faremo. If we work hard, I'm sure he'll come around in no time. Ehi, stai buono con queste mani, tienile a posto. Secondo me lui invece vuole dimostrare al nostro padre che è più bravo. La butto lì. Lui sì, ci tiene tutto il resto, però in fondo vuole dimostrare al nostro padre che è lui il più bravo. Secondo me questa è la realtà. Un po' mi puzza.